Buongiorno a tutte, grazie a Cristina per questa presentazione molto, molto bella e molto reale rispetto a quello che ho intenzione di dirvi. Allora, io prima di cominciare vorrei, siccome sono una persona molto schematica, vorrei farvi lo schema di quello che ho intenzione di dire in modo che riusciate a seguire il filo del discorso. È la cartella che avete nelle due pagine che avete rispetto alle citazioni che vi ho dato, e quelle sono citazioni che io userò, che leggeremo insieme, che commenteremo insieme, e vi ho voluto lasciare in modo che delineassero appunto il filo conduttore del mio intervento. Molto brevemente, poi entriamo nello specifico, e dico due cose, nel senso che mi è stato chiesto di parlare di felicità e io parlerò della felicità in due sensi. Un senso, un primo livello, è quello della felicità individuale, per cui possiamo lavorare solo noi con noi stesse e non c'è nessun altro, e nessun'altra che ci possa dare una mano. E l'altro livello invece è quello della felicità individuale collegata alla felicità collettiva, quindi la felicità individuale che però ha bisogno del sostegno della collettività, della comunità, del sistema lesbico per aiutarci. Quindi quasi due livelli. E la mia felicità consiste, come ha detto prima Cristina, nella decostruzione. Decostruzione di cosa? Decostruzione di quelli che secondo me sono i limiti che la società mette alla felicità, e questi limiti sono essenzialmente, cioè sono tanti, che però si possono racchiudere in due macro categorie, che sono una quella degli schemi preimpostati, dei costrutti sociali, dei modelli a cui noi facciamo continuamente riferimento e che continuamente si riferiscono a noi, e dall'altra un'altra macro categoria che, come ho accennato ieri, è quella del linguaggio, che continuamente ci definisce la realtà, ci aiuta nelle definizioni e però spesso ci ingabbia anche nei modelli che io cerco di decostruire. Quindi questo è un po' il filo del discorso che ho intenzione di tenere, e ve lo dico perché quando io preparo un intervento mi metto nei panni di chi magari si prende appunti, e quindi penso che questo possa darvi una mano. Allora, iniziamo da una prima domanda. Io studio filosofia, perciò il mio ruolo qui è quello di farvi porre delle domande, non tanto di darvi delle risposte. La prima domanda è: perché sono qui? Me la sono posta, giuro, perché quando sono stata invitata la prima domanda che mi sono fatta è perché. E quella che mi sento di dare come risposta è che sono qui oggi per condividere con voi un'esperienza, che è il mio vissuto, e è un'esperienza particolare nel senso filosofico del termine, perciò è mia, non è universalizzabile, non è oggettivizzabile, e quindi io la condivido con voi, ma insomma ne condivido un pezzo, ed è una condivisione, quindi non è un'imposizione di pensiero, non è niente di tutto ciò, non è niente di dogmatico, niente di questo tipo. Quindi quando mi è stato chiesto di parlare della felicità, ho detto ok, per me la felicità sta nella decostruzione, o perlomeno la decostruzione mi permette di tendere alla felicità, poi sul raggiungerla è tutto un altro discorso. I limiti a cui ho accennato prima, che io mi sono sentita di decostruire, sono stati tanti. La prima cosa che vi vorrei dire è il punto di partenza, nel senso che il libro che ho pubblicato, Una vita per decostruire, è in realtà il percorso che mi ha portato a essere qui oggi, quindi cosa io ho fatto nella mia vita fino a questo momento nell'ambito della decostruzione. E insomma, io volevo condividere con voi il punto di partenza, ce l'avete nel foglio, nei fogli che vi sono stati distribuiti, e questo punto di partenza è un filosofo che molti di voi forse non apprezzeranno perché è stato etichettato dal movimento come un misogino, me ne rendo conto, però questa parte del suo pensiero a me ha attratto tantissimo, ed è proprio quello da cui sono partita, perché da qui io ho costruito il mio non tanto il mio stile di vita, ma quanto la domanda che mi pongo ogni volta che affronto un'esperienza. E quindi volevo leggere con voi questo pezzo che secondo me è molto bello. Mi rendo conto che sono un po' lunghi le citazioni che vi ho consegnato, ma ci tengo a leggerle tutte perché sono veramente molto belle e aiutano a creare il filo conduttore. Quindi vorrei cominciare da questa citazione, che è un aforisma di Nietzsche. Questa è la persona che forse non apprezzerete, non lo so. E l'aforisma è l'aforisma 341, e è estratto dalla Gaia Scienza. E niente, volevo leggervelo e iniziare con voi facendo un esperimento, un'ipotesi per assurdo. Iniziamo a leggerlo e poi lo commentiamo. Allora, questo aforisma dice: che accadrebbe se un giorno o una notte un demone strisciasse furtivo nella più solitaria delle tue solitudini e ti dicesse: questa vita, come tu ora la vivi e l'hai vissuta, dovrai viverla ancora una volta e ancora innumerevoli volte, e non ci sarà in essa mai niente di nuovo, ma ogni dolore e ogni piacere e ogni pensiero e sospiro
e ogni indicibilmente piccola e grande cosa della tua vita dovrà fare ritorno a te, e tutte nella stessa sequenza e successione. E così pure questo ragno e questo lume di luna tra i rami, e così pure questo attimo e io stesso. L'eterna clessidra dell'esistenza viene sempre di nuovo capovolta, e tu con essa, granello di polvere? Non ti rovesceresti a terra digrignando i denti e maledicendo il demone che così ha parlato? Oppure hai forse vissuto una volta, un attimo immenso, in cui questa sarebbe stata la tua risposta. Tu sei un Dio e mai intesi cosa più divina. Se quel pensiero ti prendesse in suo potere, a te, quale sei ora, farebbe subire una metamorfosi, e forse ti stitolerebbe. La domanda per qualsiasi cosa, vuoi tu questo ancora una volta e ancora innumerevoli volte? Graverebbe sul tuo agire come il peso più grande. Oppure, quando tu dovresti amare te stesso e la vita, per non desiderare più alcun'altra cosa che quest'ultima eterna sensazione, quale suggello? Allora, questo è appunto un aforisma, e nell'aforisma è presente il titolo del mio intervento, perché appunto questo è il punto di partenza. Io vorrei fare un esperimento con voi, nel senso che è quello che io ho fatto quando ho letto per la prima volta questo aforisma. Io credo che Nietzsche, della valenza gnoseologica di questa affermazione non gliene fregasse nulla, nel senso che per lui non è importante capire se la nostra vita si è ripetuta infinite volte e si ripeterà infinite volte veramente. Quello che c'è scritto qui è semplicemente questo: fai un esperimento e vi invito a farlo. Cioè, pensate che la vostra vita si è già ripetuta infinite volte così come la state vivendo ora, e pensate che questa vita si ripeterà altrettante infinite volte in una continua crescita dell'esistenza che si capovolge. E Nietzsche vi invita, anche io vi invito a farlo, a chiedervi: vorrei che questa vita, così come la sto vivendo adesso, in questo momento, si ripetesse infinite volte? Cioè, quello che Nietzsche chiede è: c'è almeno un momento, una cosa, una persona per cui vale la pena che tutta questa vita, fatica, costruzione e decostruzione che io sto facendo si possa ripetere infinite volte? Beh, io quando ho letto questo aforismo ho avuto un'illuminazione e ho deciso di provare a vivere secondo questa teoria, quindi di pormi questa domanda ogni volta che scelgo e che compio un'azione. Quindi ogni volta che mi trovo davanti a una scelta, comunque ogni volta che mi trovo davanti a qualcosa, chiedermi: voglio io che questa cosa si ripeta infinite volte? Se sì, continuare in questa direzione, se no, cambiarla. Questa è la mia teoria della felicità, nel senso che credo che qui dentro ci sia veramente tutto. E essere felice significa questo, significa secondo me essere soddisfatte di chi si è e volerlo essere infinite volte, e volere che questo si sia già ripetuto infinite volte. Quindi quando io ho letto questa cosa stavo in quarta liceo e cercavo assolutamente di dare un'interpretazione a questo aforisma, perché Nietzsche ha scritto tanto ma non ha spiegato niente, più o meno come tutti i filosofi e le filosofe. E quindi tutto quello che si fa col suo pensiero è ermeneutica, pura ermeneutica, si interpreta quello che scrive e ognuno dà la sua interpretazione. Quindi io invito voi a dare la vostra interpretazione, io ho deciso di condividere la mia perché è il punto di partenza, appunto. Dopodiché, una volta che diciamo affrontato questo aforisma, ho deciso che così come si dava per scontato che questa teoria avesse una valenza gnoseologica, e quindi si cercava di capire perché Nietzsche volesse a tutti i costi dimostrare che la vita si ripetesse infinite volte, quando in realtà non era questo il senso della sua teoria, ho cominciato a indagare sul senso delle cose che diamo per scontate. E diciamo che ho fatto un percorso che ha iniziato a decostruire cose molto banali e molto semplici per arrivare alle cose più complesse. E quello che dicevo prima, i limiti che la società ci pone, credo che siano limiti dettati da ciò che la società dà per scontato. Quindi io sono cresciuta in un paesino di provincia, in provincia di Brescia, e dove sono cresciuta si davano per scontato un sacco di cose. Credo che questa sia un'esperienza abbastanza condivisa da chiunque venga da un paesino di provincia. Si dava per scontato che io dovessi essere una brava alunna, si dava per scontato che dovessi essere una brava figlia, una brava sorella, e si dava per scontato che nella vita io probabilmente sarei diventata una brava moglie, che avrei avuto dei bravi bambini, delle brave bambine, sarei diventata anche una brava vedova, nel senso che ti progettano tutto, anche dove sarai seppellita e in che modo farlo nella maniera più corretta. Quindi era veramente, questo paese è stata un'esperienza molto forte da questo punto di vista, dove sono cresciuta, e quindi mi poneva un sacco di limiti. Io ho deciso di decostruirli tutti partendo dall'ABC, nel senso che quando sono nata mi è stato insegnato di fare Inter, e io da brava bambina ho cominciato a fare Inter,
mi hanno insegnato a tifare l'Italia durante i mondiali, ma a me non me ne fregava nulla del calcio e quindi mi trovavo costretta davanti a questi televisori a guardare partite e a convincermi che il calcio mi piacesse, perché era quello che bisognava fare. E quindi ho iniziato a ricostruire dalle cose più semplici, quindi ho iniziato a dedicarmi ad altri sport, tipo il nuoto, una cosa che a nessuno della mia famiglia fregava molto, e ho iniziato a ricostruire le cose più semplici, dicevo, quindi queste, per arrivare poi alle cose più complesse. Quindi da iniziare a fare banalmente Germania durante i mondiali, ho iniziato a chiedermi quale fosse esattamente il mio ruolo nella società, quali fossero i miei compiti, qual era la cosa che io volevo per me, non che gli altri definissero per me. E in tutto questo mi sono scontrata con tante cose. Una di queste è il linguaggio. Io mi sono scontrata col linguaggio perché nella mia fase di decostruzione ho capito che io decostruivo, ma non riuscivo a costruire niente, perché le parole erano quelle e continuavano ad essere quelle. Nessuno creava parole nuove, nessuna creava parole nuove. Erano sempre le stesse parole per dire cose diverse, che però non ti facevano capire, perché quando tu parlavi con altre persone usavi le parole che socialmente si utilizzano per dire cose nuove e questa novità non veniva colta. Quindi ho iniziato a interrogarmi sul linguaggio e per questo ho scelto di studiare poi filosofia, perché credo che il linguaggio, insomma, sia una parte molto importante della filosofia. Il linguaggio rispecchia la realtà e la realtà è costruita col linguaggio, quindi era realtà-linguaggio un binomio che mi interessava molto. E quindi inizio a occuparmi di linguaggio. Come ha detto prima Cristina, io ne sono andata ad Arci Gay perché non c'era spazio per le lesbiche. E andando nella comunità lesbica mi sono resa conto che comunque c'era poco spazio, nel senso che la norma di cui parlava Cristina prima io la sento molto pesante, la sento molto invadente anche nella nostra comunità. Io continuo a chiamarla comunità perché mi piace questo termine, e, nel senso che ho trovato un movimento molto frammentato. Come dicevo ieri, io negli anni 90 non c'ero, non so cosa sia successo, ancora non me ne sono fatto un'idea per il poco tempo di vita che ho, però ho trovato delle frammentazioni. Allora io faccio un passo indietro per spiegarvi meglio cosa sto dicendo. Io ho uno stile di vita molto particolare. Come ho detto prima, l'accezione di particolare non significa che c'è una scala valoriale in cui il mio sta sopra gli altri, ma significa che è la mia esperienza. E io ho cercato nella mia fase di decostruzione di decostruire anche il modello relazionale a cui la maggior parte della popolazione fa riferimento, che è quello della coppia monogama, e ho deciso di decostruirlo perché l'ho sperimentato nella mia vita, non mi ci sono trovata e ho detto ok, anche questa è una cosa che la società sta decidendo per me, quindi devo andare oltre. Vado oltre, poi se mi fa schifo torno indietro, nessuno me lo vieta, però provo ad andare oltre. E in questo percorso mi ha molto aiutato Simone de Beauvoir, con cui io nel libro apro un vero e proprio dialogo, e il frammento di Memoria di una ragazza per bene che voi avete è molto significativo, perché parla proprio di questo problema del linguaggio che ti ributta costantemente nei modelli e nelle situazioni già prestabilite. Quindi appunto mi trovai in questa situazione, mi trovo in questa situazione. E cosa c'entra tutto questo? C'entra perché all'interno della comunità lesbica, dicevo prima, non ho trovato molta accoglienza rispetto a come io ho deciso di impostare la mia vita. Perché? Perché comunque all'interno dei movimenti, all'interno dei collettivi o delle associazioni, come anche Arci Lesbica, nel mio circolo perlomeno, diciamo che il modello prevalente è quello di coppia monogama. E la mia decostruzione qui ha trovato un ostacolo grandissimo, perché nel momento in cui io ho deciso di decostruire questo termine, cioè quello di coppia, non ho trovato altri termini che potessero darmi una mano a definire quello che stavo vivendo. E non li ho trovati perché non amo definirmi poliamorista, perché non è una cosa che mi appartiene, non è il poliamore quello che mi interessa, perché non sempre nelle relazioni in cui ho c'è amore e non sempre sono solo come vengono chiamate nel gergo della mia generazione, non so se anche della vostra, comunque non sono semplici scopamiche, ci sono tante sfumature tra l'amicizia e l'amore che il linguaggio purtroppo non riesce a catturare. E quindi ho trovato una definizione che è di Alessia Acquistapace, che ha utilizzato una sua ricerca, che si chiama altra intimità. Questa mi è piaciuta ma non mi ha convinto comunque a 100, non mi ha convinto del tutto perché comunque, ripeto, la mia è un'esperienza particolare che non riuscivo a trovare definizioni con il linguaggio, tant'è che con la persona con cui io ho fatto questo percorso, perché non l'ho fatto da sola, non è che mi sono proprio svegliata una mattina dicendo oggi decostruisco tutto,
con questa persona ho condiviso questo momento, ho deciso di trovare una parola, di crearla io una parola. E l'ho creata, nel senso che ci siamo messi a tavolino con un foglio, scrivendo così era esattamente per noi la nostra relazione, e io ho coniato questo termine che appunto vorrei condividere con voi perché fa sempre parte del mio percorso di decostruzione, che è quello di Love Sake. Love Sake, che sembra un gelato, ma giuro che non lo è una parola. Allora, questa parola cosa significa? Io in quel momento stavo studiando Oscar Wilde, e Oscar Wilde dice una frase molto bella che è art for art's sake, nel senso faccio arte per il gusto di fare arte. E a me questa cosa mi è piaciuta tantissimo, e non so se in realtà la parola che abbiamo coniato abbia questo significato, ma è quello che noi abbiamo deciso di dare. E era appunto love sake, quindi love che può voler dire amore, può voler dire sesso, quello che una persona vuole significare, e sake, quindi amore o sesso per il gusto di. E oggi qui con voi, visto che abbiamo riletto Nietzsche, mi sento di aggiungere per il gusto di farlo ripetere infinite volte. E quindi questo è stato un po' il mio percorso, e questo è quello che è la mia felicità individuale. Io credo che la mia felicità individuale passi per la decostruzione di questo modello, che è il modello di coppia. Io ho deciso veramente di partire dalle cose più banali, come vi dicevo prima, quindi di fare un'altra scuola di calcio o cambiare sport, per arrivare alle cose più complesse, più insomma, che investono la maggior parte della nostra vita. E perché ho fatto questo? L'ho fatto anche come una scelta politica, nel senso che io credo di aver decostruito una serie di cose all'interno del mio modo di stare in relazione. Credo di aver decostruito anzitutto il concetto di proprietà nelle relazioni, che non è una cosa che mi appartiene, che non mi deve più appartenere. E ho decostruito il concetto di gelosia, o perlomeno se ne parlava ieri sera al tavolo con Cristina e altre persone. Ho deciso di incanalarlo in altre cose che non fossero la relazione, perché penso che come lesbiche noi, oltre ad avere diciamo dei problemi legati al fatto di non avere dei diritti, abbiamo anche un grandissimo vantaggio, che è quello appunto di non avere un mondo normato, non avere delle norme, e quindi poter creare noi quello che maggiormente ci rispecchia. Quindi in questo percorso io ho deciso, ho fatto veramente una scelta politica, in cui però mi trovo anche emotivamente bene e felicemente, quindi credo di rimanerci, sulla decostruzione delle relazioni monogame. Perché? Perché la monogamia secondo me è una cosa che appartiene a un mondo che non è mio, non credo essere quello di una lesbica femminista e attivista. E non lo credo perché credo che sia un concetto che fa molto parte di un sistema patriarcale da cui comunque stiamo cercando di uscire, comunque stiamo cercando di fuggire, di scappare, di distruggere, di ribellarci, di resistere, non so quale termine vogliate utilizzare. E quindi io credo che, insomma, a me è molto spiazzato entrare nella comunità lesbica e trovare una lotta così forte per ottenere dei diritti che semplicemente ricostruiscono una realtà da cui in realtà dovremmo andare via, dovremmo scappare, ma non tanto perché deve essere una realtà che ci fa paura o una realtà che ci possa ingabbiare, ma perché abbiamo la possibilità di farlo. Abbiamo avuto la fortuna di nascere lesbiche, di avere veramente questa... Abbiamo avuto una fortuna, io la definisco una fortuna, di non avere diritti anche, non avere norme. Per me è una grande fortuna, perché significa che abbiamo libero spazio e libero campo per costruire quello che ci interessa. E nel mio libero spazio, nel mio libero campo, ho deciso di appunto dedicarmi a questa decostruzione. Io credo che nel movimento LGBT in Italia, ripeto, io insomma ho 20 anni, 21, perciò non so esattamente se quello che sto dicendo sia corretto oppure no, però è l'idea che mi sono fatta io. E credo che a un certo punto si sia unita, cioè la lotta delle lesbiche, dei collettivi femministi lesbici e di tutto quello di cui si è parlato ieri, si sia drasticamente fusa con la lotta degli uomini, che non è la nostra, è quella dei gay, è un'altra cosa. E credo che loro lottano per il matrimonio, fanno cose di questo tipo e va benissimo, e credo che anche le lesbiche lo debbano fare, perché è giusto che noi abbiamo gli stessi diritti, perché è giusto che non sia lo Stato a decidere chi si può sposare, chi non si può sposare, chi può avere una famiglia, chi non può avere una famiglia. Su questo siamo tutti d'accordo, se no non sarei presidente di un circolo di arcilesbica. Però credo anche che bisogna andare oltre. Credo che la battaglia più importante oggi non sia tanto quella di acquisire diritti, perché credo che avere o non avere diritti oggi non ci renda felici, perché non credo che sia questa la ricetta, passatemi il termine, della felicità.
ma credo che sia un'altra, credo che sia quella di trovare il nostro sistema e il nostro modo di vivere che possa veramente soddisfarci e metterci nella condizione di poter dire ok, io vorrei che questa vita si ripetesse infinite volte. Nel libro che ho pubblicato io ho dedicato una parte a spiegare tutto questo, si chiama Il Manifesto, non a caso, di quello che io vorrei per questo paese. Ve lo riassumo in poche parole, poi ve lo leggo perché insomma sono alla fine 10 righe, non so, 15 righe. E, però io vorrei veramente uno Stato in cui è un movimento anche LGBT, soprattutto L, perché del LGBT mi interessa fino a un certo punto, è un movimento lesbico che si occupasse anche di andare oltre quella che è questa battaglia, perché non credo che la soluzione stia nel continuare a lottare per questo. E credo che insomma, quello per cui noi dovremmo lottare come lesbiche e come femministe soprattutto dovrebbe essere quello di un mondo, uno Stato insomma libero, in cui ci sia libertà di azione, di circolazione e di cittadinanza, che secondo me non passa necessariamente per il diritto al matrimonio. Me la prendo col matrimonio perché è quello che io tollero di meno, però insomma, e non lo tollero, no, perché per me, ripeto, è la mia esperienza, non sto assolutamente giudicando chi ha intenzione di fare questa scelta, ma a me sta stretto questo termine perché appunto è un termine di un sistema che non mi appartiene. Quindi se noi vogliamo fare una lotta verso un qualcosa che assomiglia al matrimonio, ma lo chiamiamo in un altro modo, forse è meglio, aiuta anche le donne femministe, lesbiche e anche donne di altri collettivi a unirsi in questa battaglia nel momento in cui andiamo fuori da uno schema patriarcale che molte donne, a cui molte donne sentono di non appartenere. Quindi stavo dicendo, nel mio libro io ho scritto questo manifesto e credo che la lotta che noi tutte dovremmo intraprendere, o perlomeno chi si sente come me con un certo spirito decostruttivo, dovrebbe essere quella di lottare per i diritti alla persona, non tanto per i diritti alla coppia, non tanto per i diritti alla famiglia, ma per i diritti alla persona. Io appunto ho una realtà molto particolare, per cui francamente se io andassi in ospedale vorrei che ad assistermi ci fossero tutte le donne che io frequento in questo momento, che non ce ne fosse una, che non ci fossero i miei genitori che francamente non sanno nulla, neanche se sono allergica a un farmaco in questo momento della mia vita, e quindi vorrei che ci fossero le persone che io desidero di avere, ma non perché sono le donne che frequento, perché sono le donne che io desidero avere vicine in un momento di difficoltà. E credo che lo Stato non sia nessuno per dire chi può fare e chi può non fare questa cosa. Quindi io vorrei che la lotta del nostro movimento, qui passa dalla felicità individuale di cui parlavo prima, alla felicità collettiva, che passa anche per il movimento lesbico, vorrei che insomma le donne si unissero per questa battaglia, per la battaglia ai diritti alla persona. E io vi leggo molto velocemente il manifesto che c'è all'interno del mio libro, sono poche righe, ce l'avete sempre nei fogli che vi hanno consegnato, e riassumono molto bene quello che desidererei per il nostro Stato e per il nostro movimento. Scrivo: vorrei uno Stato che, invece di portare avanti politiche familiari che riguardano ormai solo una minoranza, si concentrasse sulle persone che lo compongono, su di noi che dobbiamo essere cittadine e cittadini con dei diritti oltre che con dei doveri. Vorrei uno Stato, un movimento LGBT, che si preoccupasse di garantire i diritti alle persone e non solo a quelle che decidono di vivere la propria vita in coppia. Vorrei uno Stato in cui io possa decidere chi deve prendersi cura di me e che non stabilisca, in base a un certo diritto di famiglia, che siano i miei genitori a dover decidere sulla mia vita o sulla mia morte. Vorrei uno Stato che rispettasse e che includesse il diverso, senza la pretesa di normalizzarlo. Vorrei una battaglia per i diritti alla persona e vorrei che questa battaglia fosse intrapresa da tutte le persone, non soltanto da quelle discriminate. Vorrei uno Stato diverso, uno Stato migliore, in cui le battaglie d'odio verso chi non è normativizzato non dovrebbero neppure esistere. Vorrei uno Stato che avesse a cuore le problematiche dei cittadini e delle cittadine, che capisse che la crisi economica c'è, ma che non è l'unica presente su questo territorio. Vi è anche una crisi culturale molto più grande e molto più grave. Siamo in una fase di decadenza. E vorrei uno Stato che mi accettasse per come sono, in cui le opportunità per uomini e donne non fossero stabilite a priori. Uno Stato in cui esistesse inclusione dei due generi e dei generi che non fanno parte né dell'uno né dell'altro, quando adesso vedo solamente esclusione. Questo è quello che io sto scrivendo nel libro e che credo che racchiuda un po' tutto quello che ho cercato di dirvi stamattina. Nel senso che, ripetendo molto velocemente, lo schema nicciano che vi ho proposto all'inizio è quello con cui io decido di agire ed è quello attraverso cui passa la mia felicità. Credo che la mia felicità, insomma, io l'abbia raggiunta, perlomeno sia portata, sia tesa verso il raggiungimento di questa felicità, e questa felicità per me passa anche nella decostruzione di qualsiasi cosa, compreso il concetto di coppia.
con cui io non mi trovo assolutamente d'accordo, perché credo che sia un concetto creato, costruito dagli uomini e non dalle donne. Credo che come lesbiche abbiamo una grandissima fortuna che si somma alla fortuna di essere femministe, perché vuol dire che abbiamo una certa coscienza di quello che ci accade intorno, e credo che tutto questo potrebbe portarci a creare qualcosa di nuovo e non a portare qualcosa di vecchio in una comunità senza regole e senza norme. Questo è quello che io ci tenevo a dirvi questa mattina. Dopodiché l'altra mattina ero in spiaggia, stavo leggendo un libro che è questo, Irriverenti e Libere, e ho trovato una citazione che mi sento veramente di condividere con voi, perché racchiude al massimo quello che è il mio desiderio, quelle che sono le mie aspettative verso la nostra comunità, e quindi vorrei condividerla con voi. È un po' lunga e non ce l'avete tra i fogli, mi rendo conto, ma era troppo bella per non lasciarvi con questo che per me è un regalo che voglio fare a tutte le donne. Allora, la citazione è di Robin Morgan, mi scuso se non lo pronuncio correttamente. E Robin Morgan è una scrittrice, giornalista e attivista femminista statunitense, e volevo leggervelo. Noi siamo le donne che sanno che tutte le questioni ci riguardano, che reclamano il loro sapere, reinventeranno il loro domani, discuteranno e ridefiniranno ogni cosa, incluso il potere. Hanno tentato di negarci, definirci, piegarci, denunciarci. Ci hanno messe in prigione, ridotte in schiavitù, esiliate, stuprate, picchiate, bruciate, asfissiate, seppellite, e ci hanno annoiate. Ma niente, neppure l'offerta di salvare il loro agonizzante sistema ci può trattenere. Per migliaia di anni le donne hanno avuto responsabilità senza potere, mentre gli uomini avevano potere senza responsabilità. Agli uomini, che accettano il rischio di esserci fratelli, offriamo un equilibrio, un futuro, una mano. Ma con loro o senza di loro, noi andremo avanti. Perché noi siamo le antiche, l'essere nuovo, le native, venute per prime e rimaste, indigene come nessuno. Siamo la bambina dello Zambia, la donna della Birmania, le donne del Salvador e dell'Afghanistan, della Finlandia e delle Figi. Siamo canto di balena e foresta pluviale. L'onda sommersa del mare che monta, immensa, a spezzare in mille frammenti il vetro del potere. Siamo le perdute e le disprezzate, che piangendo avanzano nella luce. Questo noi siamo. Siamo intensità e energia, siamo i popoli del mondo che parlano, che non aspetteranno più e non possono essere fermati. Siamo sospese sull'oro del millennio, alle spalle la rovina, davanti nessuna mappa, il sapore della paura acuto sulle nostre lingue. Eppure faremo il salto. L'esercizio dell'immaginazione è un atto di creazione. L'atto di creazione è un esercizio della volontà. Tutto questo è politica. È possibile. Pane, un cielo pulito, pace vera. La voce di una donna che canta chissà dove, melodia che spira come fumo dai falò campestri. Congedato l'esercito, abbondante il raccolto. Rimarginata la ferita, voluto il bambino, liberato il prigioniero, onorata l'integrità del corpo, ricambiato l'amante. Magico talento di trasformare i segni in significato. Uguale, giusto e riconosciuto il lavoro. Piacere nella sfida che porta, concordi a risolvere i problemi. La mano che si alza solo nel saluto. Interni, dei cuori, delle case, dei paesi, così solidi e sicuri da rendere finalmente superflua la sicurezza dei confini, e ovunque risate, sollecitudine, festa, danze, contentezza, un paradiso umile terrestre, ora. Noi lo renderemo reale, nostro e disponibile, noi disegneremo la politica, la storia e la pace. Il miracolo è pronto, credeteci, siamo le donne che trasformeranno il mondo. Con questo chiudo.